Nel corso dei secoli, le condizioni di vita rigorose dei grandi deserti del Nord Africa hanno dato vita a dei cani eccezionali, i levrieri. Da sempre i nomadi li considerano i principi del deserto. In questa zona, una delle più aride del mondo, i levrieri hanno aiutato da sempre gli uomini a sopravvivere. Erano usati per la caccia alla gazzella, oggi in via di estinzione. Nel sud del Sahara, nelle zone vicino al Sahel, troviamo la Zawak, un levriero poco socievole, vivace e attento. A nord, ai piedi delle montagne dell'Atlante, le tribù nomadi hanno favorito lo sviluppo dello Slogi, un levriero robusto e più docile. Ma è lontano dal caldo soffocante del Sahara, ai piedi dei Pirenei francesi, vicino a Tolosa, che il signor Gusy e sua figlia Laurence hanno uno dei migliori allevamenti di Slogi. Da qui vengono vari campioni del Marocco e del mondo. Ciao. Ciao. Come sei piccina. Ciao, bella. Ah, ma è un maschio. No, c'è un grosso. Sì, è un maschio. Lo Slogi è un cane che si iscrive nel quadrato. L'altezza ideale per la femmina è di 68 cm, per il maschio 70. È color sabbia. Può essere tigrato nero o no, più o meno scuro, ma soprattutto non deve avere macchie bianche. Le orecchie devono scendere lungo le guance, senza pieghe. Quando si misurano, le orecchie devono arrivare fino all'angolo dell'occhio. Deve avere denti forti. Se possibile, un bel collo e ottimi appiombi. Per misurare la coda, bisogna farla passare fra le zampe e deve arrivare a metà della schiena. Il torace deve arrivare quasi al gomito. Beh, questa è una cagna ancora giovane e deve risalire progressivamente. Gli occhi devono essere scuri. Ci vuole una buona pigmentazione, con le unghie quasi nere. La schiena deve essere abbastanza piatta. Se possibile, le anche dovrebbero essere un po' più alte del garrese, ma appena. Lo Slogi deve iscriversi nel quadrato. Deve essere alto quanto è lungo. I muscoli devono essere piuttosto lunghi, non troppo rotondi. Se possibile, piatti. Lunghi e piatti. Per far fronte alle difficili condizioni del suo habitat d'origine, lo Slogi ha sviluppato al massimo la velocità e la resistenza. La caccia alla gazzella ha sviluppato la sua muscolatura, che gli serve oggi per inseguire altri tipi di selvaggina. Come in tutti i levrieri, la gabbia toracica è molto sviluppata per lasciare spazio al cuore e ai polmoni voluminosi che gli consentono una rapida corsa. Il rene, come il resto del corpo, è piuttosto lungo. Le zampe posteriori presentano angoli marcati e funzionano un po' come delle molle durante la corsa. Lo Slogi è un cane che proviene da steppe abbastanza aride ed è quindi abituato a grandi spazi aperti. Quando il levriero rincorre la selvaggina, la può seguire con gli occhi. Gli altri sensi non gli servono.
Quando acchiappa la preda, spesso la uccide lui stesso. Le lévrier le met à mort de lui-même. Siccome in Francia la caccia con il levriero è vietata, il signor Gusy ha inventato una tecnica di allenamento di cui è molto fiero. Ogni giorno, in sella ad una specie di moto da cross con quattro ruote motrici, incita i cani ad inseguirlo. Tutti questi esercizi sportivi sviluppano e mantengono le qualità di fondista del levriero e le sue capacità di accelerazione, che gli consentono di arrivare a punte di 60 km all'ora. Per non indebolirsi e restare sane, le cagne del signor Gusy partoriscono solo due volte nella vita. È una delle sue regole fondamentali che gli ha consentito di produrre molti campioni. Dal tuo padrone. Via, usta. Dai, spostati. Inizia già l'addestramento. Ma guarda cosa ti faccio. Questo è un cucciolo di 3 settimane. Lo stiamo svezzando. Comincia a mangiare dei pezzetti di carne. Poi gli daremo latte di cagna ricostituente e pappe di svezzamento. Poi potrà cominciare a mangiare come i grandi. Un maschietto e una femminuccia.
Lo Sloggy va molto d'accordo con gli altri cani. Abbiamo dei Barzoi e dei Whippet e vanno molto d'accordo. Ma non amano molto i cani a pelo lungo che non sono levrieri, ma accettano altri animali. Abbiamo dei cavalli, un asino, si intendono a meraviglia. Avanti, forza! Usta! Dai, Noria! Usta! Dai, bella, sali! Esistono degli esercizi tradizionali che sviluppano l'istinto di caccia degli sloghi. Laurence e suo padre portano i cani ad allenarsi al cinodromo di Tolosa. Sei pronta? In Francia, una legge dell'Ottocento vieta la caccia coi levrieri. Sui motivi che hanno portato all'adozione di una legge simile ci sono due diverse interpretazioni. Da un lato può essere considerata come una legge contro la nobiltà. Lo scopo del divieto sarebbe quindi stato di democratizzare la caccia. L'altra interpretazione consisterebbe nell'affermare che dei cani capaci di uccidere da soli la preda non corrispondono all'etica della caccia. Quest'ultima interpretazione però mi sembra meno valida. Grazie alla forza eccezionale delle mandibole, lo Sloggy può uccidere la preda rapidamente. Ma se ben addestrato, è anche capace di riportare la selvaggina viva senza un graffio. All'altro estremo del deserto, nel sud del Sahara, la Zawak è l'inseparabile compagno di caccia dei nomadi Tuareg, che di lui dicono che deve essere resistente come un cammello e superbo come un puro sangue arabo. Il dottor Pascal Thierry è uno dei rari conoscitori e allevatori di Azawak in Francia e in Europa. Andiamo a trovarlo in Normandia. La Zawak misura tra 60 e 70 centimetri al garrese. I maschi possono arrivare a 74. Le femmine pesano circa 20 kg, i maschi fino a 25. Il cranio è abbastanza largo, non è strettissimo come quello del Barzoi. La lunghezza del cranio deve essere pari a quella della fronte con uno stop, cioè la linea che unisce il cranio al muso, veramente poco accentuato. La forma dell'occhio è molto caratteristica, con delle righe nere intorno e uno sguardo un po' selvaggio. La mandibola è forte, articolata a forbice. È un cane molto corto, che si iscrive in un rettangolo. Infatti l'altezza al garrese è di solito superiore di qualche centimetro alla lunghezza del cane. Le anche sono come minimo alla stessa altezza del garrese. La schiena è piatta,
con reni leggermente arcuate e angoli retti. Ciò significa che la spalla non è appiattita come nei cani da sprint, con un angolo chiuso fra spalla e zampa, ma al contrario c'è un angolo piuttosto aperto sia davanti che dietro. Il pelo è sottilissimo, morbido e molto corto, ed è quasi assente sulla pancia. Un'altra caratteristica sono i muscoli, piatti e asciutti, che danno l'impressione di un'estrema magrezza, anche se in realtà sono cani molto resistenti e capaci di percorrere grandi distanze in una giornata. Anche l'andatura è inconfondibile, con un trotto e un passo molto elastici, come se il cane avesse delle molle, un po' come un cavallo arabo. Sono ammessi tutti i colori su base fulva, dal sabbia chiarissimo al rosso scuro. Gli Azawakh devono avere sempre la punta delle zampe bianca e una stella sul petto. La coda è sottilissima, con la punta bianca. Stiamo cercando di far accettare anche tutti i colori pezzati che ultimamente si trovano spesso sui cani importati dall'Africa. Le differenze fra Slughi e Azawakh consistono soprattutto nelle proporzioni. Lo Slughi si iscrive nel quadrato, ma è un po' più lungo rispetto all'altezza, e ciò influisce sulla forma del torace, che risale più gradualmente verso la pancia. E poi lo Slughi ha un'ossatura più forte, soprattutto sotto il cranio dei maschi. I cuccioli Azawakh non sono più difficili degli altri. Certo, a volte possono mettere alla prova il padrone, cercando di sdraiarsi sul letto, oppure di chiedere gli avanzi a tavola. Ma sono cuccioli normali. È piuttosto al momento della pubertà che si manifesta il carattere, soprattutto nei maschi. Appena sanno camminare, ce n'è uno che diventa il capo. E non è detto che sia il più grosso. Fin da piccoli, i cuccioli, questi hanno 3 mesi, hanno l'istinto dell'inseguimento e della caccia. Per l'Azawakh, tutto ciò che fa parte della famiglia è sacro. Quando ne avevo pochi, portavo fuori insieme i cani e le capre, li portavo a passeggio insieme. Beh, non è proprio la combinazione ideale, ma vanno molto d'accordo anche con i cavalli. L'Azawakh è abbastanza socievole con gli altri cani, soprattutto con altri levrieri a pelo corto. Sono cani da guardia, abbaiano appena sentono un pericolo o qualcosa di anormale. Non abbaiano mai senza ragione.
Davanti agli estranei però diventano timidi, chiusi, preferiscono andarsene piuttosto che sopportare la presenza di qualcuno. È per questo che all'inizio ci sono stati molti problemi nelle mostre di bellezza, perché erano considerati cani intoccabili. Ancora oggi non hanno una buonissima reputazione alle mostre canine. Quello che mi è piaciuto è stato innanzitutto il portamento. La prima cagna che ho visto si chiamava Affa e veniva dalla Svizzera. E quando l'ho vista camminare me ne sono davvero innamorato. Sembrava che camminasse sulle uova, era stupenda. Certo, non è un cane da lasciare solo in una conigliaia oppure in mezzo agli animali da cortile. Tradizionalmente la Zawak era utilizzato per la caccia alla gazzella. Oggi, in mancanza di selvaggina, serve soprattutto a fare la guardia agli accampamenti. Lontano dalle sue terre d'origine, per conservare il suo istinto di caccia, si ricorre all'inseguimento a vista di uno zimbello. L'inseguimento a vista di uno zimbello simula la caccia. Si svolge in un campo dove sono fissati dei pioli che danno allo zimbello una traiettoria aleatoria, simile a quella di un animale in fuga. In questo modo si può valutare il loro istinto di caccia. I cani corrono a coppie e sono giudicati sulla loro capacità di caccia, cioè sulla probabilità che avrebbero avuto di catturare un animale vero. Fra i levrieri di una stessa famiglia abituati a correre insieme, c'è un battitore e un cacciatore, cioè ce n'è uno che cerca di aggirare la preda per spingerla verso l'altro, di solito il più veloce, che potrà acchiapparla. È un cane un po' testardo. A volte se ne vedono che si intimidiscono con lo sguardo al punto che uno dei due rifiuta di partire. Le qualità fisiche della Zawak sono innanzitutto la resistenza e la capacità di girarsi molto velocemente. Le gare di inseguimento a vista sono composte da due manche, i cui punteggi si sommano. Si giudica l'ardore, la velocità, la resistenza e il fatto che il cane abbia saltato oppure no. La Zawak è un ottimo cane per l'inseguimento a vista, anche se le sue prestazioni sono un po' incostanti, ma quando sono motivati sono bravissimi. Per me gli Zawak sono una vera passione. Quando li si conosce bene, sono veramente straordinari e poi sono bellissimi. È vero che averne parecchi non è facile, ma se si ama una razza e si ama l'allevamento, ci si sacrifica un po'. Fin dalla notte dei tempi, Slowgi e Zawak hanno accompagnato i signori del deserto. Si è sviluppata così quella leggendaria fierezza che dà loro una psicologia apparentemente primitiva. Ma questo carattere aristocratico ha garantito nel corso dei secoli il rispetto e l'indipendenza a questi splendidi levrieri. Oggi le loro qualità eccezionali suscitano sempre maggiore interesse e ne incoraggiano l'importazione in Europa. Speriamo che questa recente popolarità riservi loro un avvenire radioso, degno dei preziosi compagni che hanno seguito generazioni di nomadi attraverso il deserto.